quando si va in giro con il camper, a volte non si ha un itinerario ben preciso e proprio per questo a volte ci imbattiamo in sagre o feste particolari che non conoscevamo. Questa è una di quelle occasioni. Il posto Castel San Pietro. Castel San Pietro è un paese vicino Bologna, dalle parti di Bologna, dove si corre una gara, una corsa molto particolare, chiamata la carrera autopodistica. Per noi camperisti è un paese molto invitante, proprio perché, come si vede dalle immagini, si trova parcheggio molto facilmente. La carrera autopodistica è una corsa di veicoli a spinta umana che si tiene a Castel San Pietro Terme dal 1954. Nella seconda domenica di settembre, in occasione della sagra della Bracciola, dopo essersi allenati per tutto l'anno, i team rivali si affrontano su due circuiti. Alle 12 lungo un viale delle Terme per la Coppa Terme, il trofeo di Giuseppe Raggi. Alle 18 in centro storico per la carrera autopodistica, trofeo Maurizio Ragazzi. Dal 2019 Castel San Pietro Terme ha assunto la denominazione turistica di Città della Carrera. Nel 2020 non si è disputata causa il Covid. Da quasi 70 anni la carrera a passione infiamma tutti i castellani, tramandandosi di generazione in generazione e coinvolgendo tutta la città con diverse iniziative che culminano con le gare della seconda domenica di settembre. Sono molto raggruppati i primi 5 della gara, tutti molto raggruppati. Stiamo passando velocissimo in diretta 20 settembre, super cortesia. Ho detto che in seconda posizione cavettano, in terza posizione Tiranidio, in quarta posizione 4 macchine. Rimasto in gara, Lavoro è riuscito a uscire indenne da quel brutto incidente in via dei Mille Moro che adesso ha fatto. E un assistitore che arriva senza mangiare, bravo, a portarsi a casa Lavoro, la 67esima carriera autopodistica del giorno indietro.
Ovetto in seconda posizione. Cavetano, non lanciare, no, ferma. Quarta posizione per il Cavetano. Non lanciare! Prego. Quarta posizione per il Biancoligno. Queste sono le quattro macchine arrivate al traguardo. Allora cortesemente invito il team a portarsi dentro alla piazza in modo che possiamo liberare il passaggio per il pubblico. Ricordo che le premiazioni saranno alle 19:30.